sta accadendo ormai da un paio d'anni che ogni gara d'appalto, concessione che viene fatta, si fanno dei pesanti tagli sui servizi, riducendo le condizioni di lavoro, gli orari e i diritti dei lavoratori che ci sono e dei soggetti che ci lavorano, vale a dire in genere sono cooperative o società private, passando il lavoro ad associazioni o al volontariato alla metà dei costi che c'erano prima. Ecco, uno degli ultimi esempi riguarda il comune di Terranuova Bracciolini e la gestione del palazzetto dello sport. Sì, ed è una situazione molto grave perché lì ci lavoravano in questo servizio, in una cooperativa, 5 lavoratori, tra cui 3 erano inserimenti seguiti da servizi sociali, quindi che aveva la doppia valenza sia come lavoro sia come inserimento. È stato fatto un affidamento a una società sportiva, fatto anche in maniera discutibile perché è stato scelto praticamente dando la possibilità di partecipare soltanto alle associazioni sportive di basket di Terranuova, e ora questi lavoratori che c'erano prima perderanno le ore che lavoravo lì, che sono molto consistenti, e le condizioni in cui, se ci saranno lavoratori nella società sportiva, sono tutti da vedere. Comunque sicuramente la metà del costo degli stessi lavoratori che ci lavoravano prima e che prendevano stipendio di 8 euro all'ora, magari la cooperativa costavano 16 perché poi giustamente c'era da pagare il contributo, le pensioni e tutto il resto, ma comunque a costi risibili. C'è un fenomeno in sostanza in cui i funzionari, che costano grosso modo quanto un appalto, questo pare che costi intorno a, costava 58.000 euro, magari i funzionari che fanno la gara costano il doppio di questo della gara stessa, risparmiano verso il basso, che significa risparmiare sui più poveri e anche sugli utenti. Sì, io ho intenzione di fare una sorta di campagna di stampa di denuncia quotidiana, dato che queste cose in genere passano nel silenzio, tranne dei lavoratori disgraziati che vengono coinvolti e penalizzati, sa intenzione di denunciare pubblicamente quello che avviene, in maniera che chi fa queste scelte sciagurate, se non si gioca altro, almeno la faccia se la gioca rispetto all'opinione pubblica e anche ai cittadini, perché quello che sta accadendo è veramente una vergogna. Sì, è un fenomeno molto esteso, ci sono delle lodevoli eccezioni, però la norma è quella che vengono utilizzati gli appalti e anche i funzionari ben pagati di questi enti come una sorta di grimaldello per scaricare verso il basso i costi e quindi risparmiare lì invece che rifarsi verso l'altro, dove magari cavare anche, togliere a metà dello stipendio di un funzionario che non accadrebbe niente nella sua vita, cavare 80 ore all'inserimento terapeutico significa mettere in mezzo alla strada una persona.